Ciao Vittorio, buona serata. Buonasera a voi. Oggi vogliamo parlare un po' di mula. Certo. Io ti rompo le scatole ogni tanto per parlare di mula, perché io ti tengo a mula. Come d'altronde come, tutti, esatto, quanti, come tutti quanti dovremmo tenere. Noi dovrebbe. Cosa è successo alla RSA? Un servizio che è un fiore all'occhiello per il nostro paese, il screening sanologico, cioè la prevenzione sulla tumori alla mammella, è stato sospeso da più di tre mesi, circa tre mesi. È stato sospeso per, da prima per una ragione di un'apparecchiatura che era andata fuori uso verso la metà del mese di luglio e che è stata poi ripristinata, ahimè, con un po' di ritardo, cioè verso il 10 di settembre. Ma nel frattempo il servizio, che era sospeso perché il macchinario, il mammografo per essere più precisi, non funzionava, il 20 agosto il senologo, il dottor De Serio, che era in servizio presso il poliambulatorio serologico, si è dimesso e da quel momento non è stato più sostituito. Quindi fra la rottura dell'apparecchiatura prima e le dimissioni da serio del serologo dopo, il servizio è bellamente sospeso, con grande, grande nocumento per la popolazione molese, per le donne in particolare, perché tutte le prenotazioni che erano previste da metà luglio in poi sono state tutte rinviate, e rinviate a tempi che sono ormai... come dire, molto lunghi, e poi addirittura senza una certezza sulla ripresa di questo servizio. Noi abbiamo fatto una nota per segnalare questa disfunzione, soprattutto perché questa disfunzione comporta è prevenzione prima di tutto, quindi la prevenzione è il primo dei problemi da mettere in campo rispetto alle patologie tumorali, cioè la prima barriera, il primo filtro che c'è per evitare che questi tumori si sviluppino. E c'è che di fronte a questa situazione invece ci siamo ritrovati con una richiesta anche di una dottoressa che vuole venire a prendere servizio, ma che non è stata esaudita. Quindi tutto questo richiede una mobilitazione da parte nostra perché si faccia al più presto, si ripristina al più presto il servizio, tenuto conto di un fatto che è ormai noto, che Mola ha una serie di patologie tumorali molto alte rispetto alla media provinciale e quella regionale.